Tre esercizi grafici sulla spinta di Archimede. Due scatole identiche, una vuota, una piena. La scatola piena affonda, mentre quella vuota risale in superficie, immersa nell'acqua. Nel secondo esempio abbiamo un pallone prima sommerso e poi risale in superficie ed emerge parzialmente in equilibrio. E nel terzo esercizio abbiamo una nave, prima scarica, poi a pieno carico, che galleggia affondando di più o di meno, però sempre galleggia. Cioè galleggia più o meno abbassata rispetto al livello dell'acqua. In tutti e tre questi esercizi bisogna disegnare le forze peso, le forze di Archimede e inventare dei valori numerici fisicamente corretti dal punto di vista logico. Cominciamo con le due scatole, una che risale in superficie e l'altra che affonda. Siccome le due scatole sono identiche di forma e dimensioni, spostano la stessa quantità d'acqua e quindi ricevono la stessa spinta di Archimede. Quindi queste due frecce vanno disegnate della stessa lunghezza, FA, FA' e della stessa intensità, per esempio 10 N. Le forze peso invece sono diverse, la seconda è maggiore della prima, qui ho dimenticato l'apice, avrei dovuto scrivere FP'. Comunque la seconda è maggiore della prima perché la scatola piena è più pesante, ma soprattutto il peso della seconda scatola supera la forza di Archimede, 15-10 N. Invece il peso della prima scatola è inferiore alla spinta di Archimede, 6-10 N. Questo comporta una forza risultante netta verso l'alto di 4 N che fa risalire la scatola vuota, mentre invece la forza risultante netta sulla scatola piena è di 5 N verso il basso e per questo la scatola piena affonda. Nel secondo esercizio il pallone pesa sempre 2 N sia quando è immerso sia quando è parzialmente fuori dell'acqua, perché il peso, ricordiamo, che è la forza che fa la terra, la forza di gravità, e la terra trae il pallone sempre con lo stesso peso, 2 N. Stavolta quello che cambia è la forza d'Archimede. Prima è per esempio 10 N, un valore maggiore del peso, infatti il pallone viene riportato in superficie con una forza netta di 8 N verso l'alto, la forza risultante. Quando poi però emerge quasi tutto dall'acqua, questo pallone sposta una quantità d'acqua molto minore di prima. Prima spostava un volume d'acqua pari al suo volume del pallone, adesso sposta un volume d'acqua molto più piccolo. Per questo motivo la forza di Archimede si riduce e diventa uguale al peso, così che il pallone sta in equilibrio. Quando c'è l'equilibrio ricordiamo che la forza di Archimede è sempre uguale al peso dell'oggetto. Quindi la forza di Archimede si è ridotta da 10 a 2 N. Questo vuol dire che, essendo diventata un quinto di prima, adesso il pallone sposta un quinto dell'acqua che spostava prima. Quindi la parte immersa del volume, adesso V immerso, è un quinto del volume del pallone. Piccola osservazione aggiuntiva, se il pallone si trovasse ad una profondità maggiore, la forza di Archimede sarebbe sempre 10 N. Ricordiamo infatti che la forza di Archimede non dipende da quanto profondamente è immerso l'oggetto, perché anche se fosse immerso più profondamente sposterebbe sempre lo stesso volume d'acqua, pari al volume del pallone. Terzo esercizio, due navi giocattolo, diciamo, visto che i loro pesi sono piccoli. La prima scarica, la seconda carica. Il peso della seconda è maggiore del peso della prima. Diciamo che, ad esempio, è il doppio, 20 N contro 10. Però la nave galleggia sia nel primo disegno che nel secondo. Solo che nel secondo disegno galleggia più bassa, però galleggia comunque. Quindi vuol dire che c'è l'equilibrio in entrambi i casi, l'equilibrio tra la forza di Archimede e la forza peso. La forza di Archimede è uguale alla forza peso sia nel primo disegno, 10 N, 10 N, che nel secondo disegno, 20 N, 20 N. Siccome la forza di Archimede è raddoppiata, vuol dire che adesso la nave sposta il doppio dell'acqua che spostava prima. Anzi, proprio immergendosi di più, sposta più liquido e questo le permette di ricevere una maggiore spinta di Archimede, che poi va a compensare perfettamente il peso maggiore rispetto a prima.